La prossima idea è di Valerio Lombardo, che presenterà una tavoletta grafica 3D, l'idea per una tavoletta grafica 3D. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Valerio Lombardo e lavoro presso l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E mi occupo di monitoraggio vulcanico e ambientale, ma oggi non sono qui per parlare di questi temi importanti, bensì per presentarvi la tavoletta grafica 3D, uno strumento che spero che in un futuro prossimo possa diventare funzionale ai fini della divulgazione scientifica o a fini didattici. Costo di realizzazione della tavoletta grafica 3D 19 euro. Io quindi nei prossimi 5 minuti spero di convincervi che siano stati soldi comunque spesi bene. Allora, tavoletta grafica 3D, che cos'è, come funziona, a cosa serve, quanto costa, ve l'ho già detto, e stato dell'arte del progetto. La tavoletta grafica 3D nasce da un'idea. Diciamo, io nel mio lavoro mi occupo molto di elaborazioni 3D, animazioni, e ogni volta mi rendo conto quanto possa essere difficile, soprattutto per le persone che si avvicinano prima volta allo sviluppo in 3D, interfacciarsi con modelli. Questo nasce da una semplice considerazione: il modello è 3D, gli strumenti che abbiamo per interagire con il modello 3D sono 2D. Faccio l'esempio, il parallelismo del mouse in 2D. Pensate quanto possa essere difficile disegnare qualcosa a mano libera col mouse e quanto invece è più facile utilizzando una tavoletta grafica 2D. Quindi l'idea nasce proprio per questo scopo: rendere facile l'interazione con il 3D. Come funziona? Quali sono le basi di questa tavoletta? Essenzialmente utilizzano quello che è la metodologia di visualizzazione 3D stereoscopica, che ormai è diventata di uso comune nella nostra quotidianità, per cui sostanzialmente la tavoletta 3D permette di visualizzare modelli 3D nel volume di spazio compreso tra il monitor del nostro computer, PC, televisore e la posizione dell'operatore, cioè in questo volume qui davanti. Che cosa, diciamo, la tavoletta 3D consta di una parte hardware e una parte software. La parte hardware implica ovviamente la presenza di un PC con uno schermo 3D o anche 2D, in questo caso poi dovranno essere utilizzati gli occhialetti anaglifici rosso e blu, di un sistema di puntamento che noi chiamiamo bacchetta con punta o bacchetta magica tra di noi, un sistema di rilevamento della posizione della bacchetta nello spazio, nel volume di cui vi ho parlato, che praticamente consta in due web camere, come potete vedere in questo prototipo, e un software che abbiamo sviluppato che permette praticamente il tracciamento del puntamento della posizione della bacchetta in questo volume e la realizzazione in questo volume di oggetti 3D. Questo software, questo pacchetto software, è stato realizzato utilizzando Unity 3D e le librerie OpenCV. La bacchetta grafica 3D è molto semplicemente un supporto alla cui estremità verrà montato un LED che viene riconosciuto da entrambe le telecamerine montate intorno al nostro monitor e il cui unico fine è quello di visualizzare la posizione della bacchetta. Vado più veloce. Possono essere utilizzati vari strumenti, da quelli a più alta qualità come televisori autostereoscopici fino ad arrivare a un televisore normale 2D che utilizza occhialetti anaglifici. Molto velocemente, quello che permette di fare questa bacchetta, muovendola nello spazio davanti al monitor, è creare oggetti 3D, modelli 3D, e questo come finalità ha la realizzazione di scenari che possono essere utilizzati per vari scopi, e per scopi didattici o andiamo a vedere con ordine. Inizialmente il progetto era nato in maniera tale che si potesse utilizzare come un CAD naturale, cioè creare semplici figure geometriche che potessero essere utilizzate per creare modelli e mandare sulla stampa 3D.
Successivamente si è visto che si poteva utilizzare per altri scopi, come per esempio per presentazioni scientifiche o didattiche, o come meglio preferite. Successivamente ancora si è visto che si può utilizzare per fini ludici, come ad esempio creare scenari animati utilizzando proprio le tecniche moderne di animazione 3D e creare dei mondi virtuali. Anche qua vado velocemente. Quanto costa la tavoletta 3D? L'ho già detto, è la sommatoria di occhialetti, web, bacchette, eccetera, costa 19 euro. E lo stato dell'arte del progetto, lo stato dell'arte, quello che è stato fatto, c'è un brevetto depositato da parte dell'INGV, c'è un prototipo hardware e software, che è questo che potete vedere qua davanti, dovrà essere sicuramente ingegnerizzato, migliorato e tutto quanto. Questi sono i nostri propositi, i nostri, diciamo, dichiarazioni di interesse. E alla fine, diciamo, delle presentazioni, chi sarà interessato potrà ad assistere a una prova pratica del funzionamento dello strumento qui davanti. Benissimo, grazie mille. Grazie. Aspettando la prova, che poi faremo, e vediamo se ci sono domande. C'è un microfono. Avete pensato anche alle applicazioni per la progettazione scenografica del cinema e del teatro? Per la progettazione, scusi? Scenografica del cinema e teatro. Penso che le potenzialità sono veramente enormi, perché diciamo questo sistema riesce ad unire le tecniche di grafica 3D, che sono appunto abbastanza complesse da utilizzare e prevedono un apprendimento anche decisamente molto lungo, con invece la semplicità di applicazione di questa tecnica. Quindi comunque quello che vi ho fatto vedere sono proprio, dei campi molto generali di applicabilità di questo strumento. In realtà poi anche molto limitato dalla fantasia dagli interessi del potenziale utente. Diciamo, sicuramente la domanda è interessante, perché i mercati sono in un'attività imprenditoriale, ovviamente sono importanti, quindi certo. I mercati poi nascono dalla casualità, da alcune scelte, anche dai contatti che uno possa avere. Certo. Ci sono altre domande? Sì, buongiorno e grazie per la presentazione. Una curiosità, da quello che ho capito, questo è un oggetto che dà la posizione in un volume, no? Sì. Si può usare anche lo smartphone per fare questo tipo di cose? Devo ammettere, su questo non ho pensato, ma avendo comunque lui una posizione, diciamo, il fine della bacchetta è quello di ritornare alla posizione XYZ, per cui in realtà qualsiasi strumento che permette di passare questa informazione al software è ben accetto, insomma. Infatti, diciamo, sono stati anche ponderati poi delle eventuali versioni anche più sofisticate, che, se vogliamo, che invece di utilizzare le webcam utilizzano altri strumenti, come può essere, non so, la proiezione con magnetometri, oppure con avendo fatto un po' uno scouting su internet, ho visto che ci sono già vari strumenti per questo tipo di tracking, e quindi sì, penso che comunque sia il fine ultimo sia dare il miglior prodotto possibile in fase di tracciamento, e poi, diciamo, la gestione del sistema è dato poi dal software, insomma. No, vorrei fare un'ultima aggiunta anche per riferimento proprio alla domanda sui mercati e tutto. Il discorso di poter avere comunque un pacchetto di base con dei modelli 3D, con degli ambienti, con degli scenari, si applica bene poi alla politica, quella degli asset cosiddetta, cioè che uno parte con un pacchetto di base e poi, a seconda delle sue necessità, si mettono a disposizione un insieme di ambienti di upgrade che permettono di caratterizzare al meglio, personalizzare quello che vuoi, insomma, il pacchetto. Comunque interessante la domanda e l'idea di Filippo, perché io penso che questo sia
proprio l'occasione non solo di presentare le proprie idee, ma di conoscere anche suggerimenti, idee, intersezioni tra tutti, tra diciamo anche chi viene da mondi diversi. Questo è un esempio, è un'ottima idea, quella di Filippo, e io credo che questi eventi sono proprio molto positivi in questo senso. Ci sono altre domande? Sta arrivando il microfono. Il Kinect fa parte di quella schiera di strumenti che noi abbiamo preso in considerazione, anzi in realtà l'abbiamo già testato e implementato, diciamo, ci sono già delle librerie che permettono di utilizzarlo insieme a Unity 3D. Ovviamente il Kinect ha un costo e quindi quello che qua diciamo, è stato presentato è diciamo, proprio il progetto di base, cioè l'ABC, per comunque poterlo utilizzare. E certamente poi l'idea è come dire di dare varie possibilità per cui a seconda di quello che è la disponibilità o l'esigenza delle varie persone e dei vari acquirenti utilizzare strumenti più o meno sofisticati, ecco. Comunque sì, è stato implementato anche il Kinect su questo. Grazie mille.